Sì, abbiamo con noi Marcello Lucci dell'area Research Banca MPS, colui che ha trattato la ricerca nel dettaglio, il settore vitivinicolo in Toscana e in provincia di Siena. Lucci, che area tira nel vino toscano? Dunque, l'area è sicuramente migliore rispetto a quella di 2008-2009. Le vendite stanno avendo risultati positivi, trainate dall'export che registra cifre di aumento elevate, si va sopra il 10%, sicuramente si sfiora anche il 15%, e anche in termini di prospettive il clima di fiducia sembra positivo, quindi le aziende toscane si aspettano un 2012 più o meno in linea con il 2011. Nello stesso tempo questi sono in parte programmi che hanno l'azienda, in parte sono auspici, ma ci sono anche timori che sull'andamento della crisi economica e finanziaria possa peggiorare. Ora, noi come servizio research in effetti ipotizziamo una recessione in Italia nel prossimo anno, quindi un PIL in calo, però il vino ormai è un prodotto internazionale, quindi si vende anche in paesi che hanno economie che comunque il prossimo anno dovrebbero continuare a crescere e andare bene. Ecco, quindi nonostante la fase congiunturale decisamente complessa, le aziende hanno fiducia per il futuro? Le aziende attualmente hanno fiducia, anzi quelle del vino nell'ambito della catena agroalimentare registrano una fiducia sicuramente migliore rispetto agli altri prodotti agricoli. Anche perché le aziende del vino hanno investito negli anni, continuano a investire, secondo il nostro campione al primo posto negli utilizzi dei mezzi propri e dei finanziamenti c'è proprio l'investimento in nuove attrezzature, oppure l'investimento nell'accorpamento di aziende per eliminare la fascia un po' marginale di produttori che è meno redditizia.